questa procedura qui, di fare una conferenza. D'altra parte, nel parere sono autorizzate le opere classificate come aree di progetto, che sono per mantenere anche di un certo tipo di, diciamo, di livello, tra l'altro alcune anche con, insomma, la previsione di strutture drenanti in grado di, diciamo, di permettere un deflusso delle acque, insomma, forse ancora più efficace nelle parti che sono compromesse. Ci sono quattro tipi di opere. Io penso che bisogna riprendere questa iniziativa. Ovviamente cominciato dal comune di Cialzuri, che ha la maggiore esposizione su questo, non credo gli altri comuni facciano problemi assolutamente, e proviamo come regione a dare una mano, cioè a svolgere un'azione di accompagnamento anche rispetto alla sovrintendenza. Questo parere, alla luce anche degli infatti sul corso, delle modifiche progettuali, della modifica della relazione, secondo me, se non quello che è stato detto, diciamo, risponde a me, può essere sostanzialmente corretto. Vediamo quante fasi dell'attività progettuale prevista possono essere autorizzate. Io farei così per cercare di riprendere immediatamente un'iniziativa su questo progetto. E poi magari, io sono contrario a fare altre cose, andiamo all'ufficialità, uno di voi solo chiede immediatamente la convocazione di una conferenza. Dopo questo incontro, un incontro tra istituzioni, tra associazioni. Si convoca a breve e a quel punto cerchiamo di di arrivare al massimo possibile sul parere della progettazione. Ripeto, ci sono punti critici, e cioè i ponti. Alcuni interventi che riguardano le sponde, perché sarebbe un problema di tutela paesaggistica, ma mi pare che su altre cose, su alcune di queste ci sono stati. E poi si esegue un intervento parziale, almeno si parte, si comincia a fare quello che insomma è possibile. Io farei così, dopodiché cerchiamo di prendere, anche se il consorzio avrà competenza anche per il dopo, sul secondo lotto, su altri interventi, di completare. Però riprenderei subito l'iniziativa. Così come diceva signorina, si fa la conferenza, vediamo se confermano questo parere integralmente, ma non credo. No, e tu? No, scusi, se è così, a questo punto si fa immediatamente l'appalto e si lascia appeso, se c'è un pezzo sui ponti, no? Che non ti fanno sostituire tutti, qualcuno bisogna alzarlo, cioè, poi il dettaglio lo lascerei anche alla progettazione esecutiva, cioè se si fa un appalto integrato, si lascia uno spazio anche alla progettazione esecutiva sulla base di quello che viene prescritto, quello si vede per strada, però la cosa peggiore in assoluto e rimanere senza nessuna iniziativa. Anche perché c'è un procedimento di revoca del finanziamento, questo non lo voglio dire. Io mi aggancio a quello che giustamente diceva prima il sindaco e poi Nello, soltanto per onore di chiarezza, senza voler criminare nessuno, io sono fisicamente e personalmente a corrente delle sollecitazioni fatte delle, diciamo, tutte le sedi, ma anche al di là del ruolo del consorzio di bonifica da parte dell'amministrazione di Cozzuoli, perché il sindaco e l'assessore Cammino sono stati insieme con me e il collega Iannuzzi sia in audizione alla Camera dei Deputati, dove hanno depositato il carteggio di cui parla il sindaco, l'ho letto sugli atti depositato della Camera, e sia nel gabinetto del ministro dell'Ambiente. Tant'è vero che, dico, c'è un tema anche ambientale, come sanno i cittadini e le associazioni, noi abbiamo fatto anche una richiesta di intervento dei nove, che voi sapete il mondo ambientale, perché oltre alle cose che ha detto c'erano anche la presenza di alcuni manufatti di amianto, scusami se non vorrei tralasciare, sapete la pericolosità di queste strutture che poi vengono lasciate al degrado, diventano un elemento molto, e quindi tra parentesi sono testimone fisicamente anche di un impegno economico non dovuto da parte dell'amministrazione di Pozzuoli. Ne abbiamo parlato anche col capo gabinetto, me purtroppo c'è anche, oltre al consorzio di bonifica, ma dobbiamo essere costruttivi, come ha detto Lenne, c'è stata anche una sordità dopo il sopralluogo del precedente assessore regionale che aveva preso degli impegni. Lo dico perché il carteggio è depositato è depositato presso la commissione della Camera, quindi non è che è un inciuccio, è un fatto pubblico su questo. Allora io mi permetto di dire solo questo. Noi dobbiamo fare un passo in avanti, perché il tema è la soluzione del problema, non solo la denuncia. Allora, noi abbiamo due priorità in cui si intestano, che poi dicevano Topo e Camino. Noi abbiamo la necessità di
riprendere in mano rapidamente la vicenda della conferenza dei servizi. Perché? Perché il tema della dell'eventuale revoca del finanziamento è un problema che c'è. Questo lo dico a tutti quanti. Voi sapete che in Italia c'è il problema storico del dissesto idrogeologico, e questo ne dobbiamo parlare. Rispetto ad un investimento degli ultimi 2 anni 300 milioni, che è sempre pochissimo, dovremmo fare miliardi e miliardi. Giusto che i cittadini sappiano che c'è oltre 1 miliardo di progetti non spesi, motivo per cui la struttura dell'unità di missione, dove non si spende, revoca. Io credo che qua abbiamo un problema non gravissimo, in che senso? Perché purtroppo ci sono casi dove non c'erano neanche i progetti o erano sbagliati, il progetto non ha il parere della sovrintendenza, in questo caso lei non può pensare. La revoca però comunque c'è, perché il progetto non può andare in fase esecutiva, però diciamo, se noi superiamo questo entriamo nella, come dice giustamente lui, almeno in un appalto parziale. Perché? Dato che il compito nostro è salvaguardare con il sostegno dei colleghi del gruppo presso Italia Sicura il finanziamento, noi dobbiamo avere anche gli argomenti, non so se mi sono spiegato, perché logicamente, dato che ci siamo dati un regolamento generale che chi non spende comunque non è che altre zone poi devono soffrire, questo ci consentirebbe di tenere in piedi poi il finanziamento e diciamo consentire un intervento nostro, come per la verità ci abbiamo. Però se noi non partiamo in nessuna parte del progetto, nonostante l'impegno di tutti ai massimi livelli, è normale che il rischio, dobbiamo dircelo, il rischio concreto della perdita del finanziamento c'è, perché logicamente ci sono altre zone che poi per lì. Poi questo, e quindi mi allineo totalmente. Due consigli tecnici. Io chiedo, conoscendola indirettamente, al presidente Sorvino, io so la sua, il suo lavoro fatto in questi mesi di moral suasion, no? Perché dobbiamo anche dirci, non è mio compito fare un rilievo tecnico, ma capendoli un po', in partenza la distanza con la sovrintendenza non era poca, ecco, diciamo così, certo, in 4-5 anni effettivamente potevamo fare qualche passo di avvicinamento. I tempi sono cambiati, le persone sono cambiate, c'è la possibilità di però c'è come ha detto, come insieme abbiamo risolto la questione del cambiamento, potevamo incidere su un ragionamento. Bravissimo, invece di io ci consiglio totalmente la vicenda legale, che è il modo per perdere i soldi e non fare niente, poi non è, però credo che, come diceva giustamente il sindaco, che ha anticipato di pochi secondi le mie parole, c'è un nuovo assetto che secondo me costruttivo può aiutare sotto questo aspetto, e quindi per questo sia da parte dell'amministrazione che dice di essere qui, e poi questo lo dico ai colleghi consiglieri, dato che noi qua siamo un problema, poi domani mattina dovremo trovarci sul problema dei reggi danni di giù, dove ogni volta che piove ci sono sei paesi trasaviani, ci mi dire che è diventato il carnevale. Allora il problema c'è dappertutto. Io mi permetto di dire, dato che affrontiamo quotidianamente, che bisogna fare una riflessione con la neonata giunta regionale, io l'ho suggerito a titolo mio personale al vicepresidente Bonavita. Io credo che noi abbiamo la necessità di istituire anche un'unità di missione in seno alla regione, perché scopriremo facendo questi progetti che dove sta la Cashmets, dove ci sta quell'altro e dove ci sta quell'altro, e questo è il finanziamento. Dentro questo macello di responsabilità che poi si è di soldi, tra l'altra cosa, questo problema che purtroppo vivete qua con aspetti differenti è diviso dappertutto. Noi abbiamo la necessità di avere un unico filone, perché altrimenti i sindaci escono pazzi, e col tema della revoca dei finanziamenti rischiamo, invece di portarne altri a casa, di non essere credibili. Questo poi solo una considerazione aggiuntiva.